tua che non mi hanno lasciato a casa. Ma guarda qua, va. Piatti sporchi. Va. Dice che il fumo fa male. Figurati si faceva bene. Doveva essere vivo papà e cacciava tutto quanto. Questo succede quando la maleducazione si sposa con il consumismo. Dico io, siete consumisti? Allora consumate. Non è che mi ha lasciato i piatti mezzo piedi e mezzo vuoto, no? Eppure era tutta gente per bene. Oddio, per bene. Normale. C'erano pure gli intellettuali. Ma perché gli intellettuali dovrebbero essere più, non lo so, dovrebbero essere spirituali. E invece qua spirituale. Alcol, non spirito. Mannaggia. Eh? Guarda là. Guarda questo, dove ha lasciato mezzo babà. Sopra la tomba. Mezzo babà lasciato sopra Platone. Ah, Platone mio, altri simposi tuoi, altri ospiti, quelli sì che erano intellettuali. Ah, mannaggia. Avete letto il simposio? È la cosa più bella che è stata scritta nell'antichità, il simposio. Simposio, detto alla buona, voleva dire cena. Invito a cena, come si svolgeva un simposio. Aveva delle regole fisse. Prima ci si lavava le mani, poi venivano gli schiavi e portavano il mangiare. O appena finito di mangiare ci si lavava le mani un'altra volta, poi arrivavano un'altra volta gli schiavi e portavano via tutto. O vuoi amico che non tenga schiavi? Vabbè. Poi, una volta che si era finito di mangiare, arrivava una flautista che si metteva a suonare il flauto, e poi dopo la flautista tutti quanti si mettevano una coroncina in testa, vedete così, era bello, e si beveva il vino, si beveva il vino. Il vino in genere era annacquato, un po' perché costava caro il vino, e un po' perché bisognava rimanere lucidi per la conversazione. E già, perché lo scopo proprio del simposio era quello, la conversazione. Si sceglieva un tema fisso, di interesse comune, e si discuteva. E si parlava, questo si faceva. Ah, vi voglio far vedere una cosa. Ma chiami se sta scarpa qua? Secondo me con la scarpa abbiamo proprio esagerato, eh? Allora, vi stavo dicendo, vi voglio far vedere un quadro di Feuerbach che ha come tema proprio il simposio. Ecco, qua stanno tutti gli invitati seduti e questo qui è Alcibiade che è arrivato con la sua corte a fine pranzo. I commensali del simposio di Platone erano 8, tutti uomini. La cena era stata organizzata da Agatone per festeggiare una sua vittoria in una gara di poeti tragici. Socrate arrivò tardissimo, praticamente alla frutta, perché si era fermato a pensare fuori la porta, in mezzo alla strada. Sì signore, proprio così, si era fermato a pensare. A Socrate queste cose capitavano spesso. Bello e buono, senza alcun preavviso, restava impalato. E a quel punto non c'era niente da fare, perché non sentiva niente, perdeva proprio la cognizione del tempo. Gli altri commensali invece erano Fedro, Pausania, Aristofane, quello lì è Erissimaco, poi c'è Agatone, il padrone di casa, Alcibiade e Aristodemo. Aristodemo è questo qui, vedete? Ed era un imbucato. Sì, perché nessuno l'aveva invitato a cena. Lui aveva saputo che c'era questa cena e si era infilato. Anche a quell'epoca c'erano gli imbucati. Venivano chiamati parassiti. Parassiti in greco vuol dire colui che mangia con. Il tema di conversazione scelto quella sera fu l'amore. Che cos'è l'amore? Come nasce l'amore? È una cosa bella o brutta? Fa soffrire
oppure rende felici? Gli invitati di comune accordo decisero di parlare uno alla volta, a partire da destra. Il primo a parlare fu Fedro, il discepolo più caro di Socrate. Il Dio amore, disse Fedro, è il più antico degli dei e rappresenta il legame tra chi ama e chi amato. Ma chi è più felice, chi ama o chi amato? Chi ama, disse Fedro, perché solo chi ama è posseduto dal Dio. Detto fra di noi, io la penso esattamente all'incontrario. Per me chi ama soffre come una bestia, perché amore vuol dire gelosia, perché l'amore è una forma di esaurimento nervoso, secondo me. Chi amava al massimo si scoccia, più di questo niente. Comunque, il pensiero di Fedro fu accolto da un mormorio di consenso. E tutti dissero bravo, 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 dopodiché prese la parola Pausania. All'inizio Pausania disse delle cose molto sensate. Disse ci sono due forme d'amore e conseguentemente anche due dee dell'amore. Afrodite Pandemia e Afrodite Urania. Come dire, l'amore materiale e l'amore spirituale. Io ho qui un quadro del Tiziano con l'amor sacro e l'amor profano. L'amor sacro ovviamente è quello vestito, l'amor profano invece è un po' più spogliatino. Ora, dice Pausania, l'amore materiale, quello cioè ispirato da Afrodite Pandemia, lo si può provare sia per i maschi che per le femmine, mentre invece l'amore spirituale, quello di Afrodite Urania, lo si può provare solo per i maschi. Io da ragazzo, nella mia ignoranza d'allora, non mi scandalizzai molto per questa frase di Pausania, anche perché siccome Pausania aveva il nome che finiva per A, io pensavo che Pausania fosse una donna e quindi diceva è logico che per lui è meglio amare gli uomini. E invece no, Pausania era un uomo, anzi era un gay. Dopo Pausania prende la parola Aristofane che disse: io vorrei capire il motivo per cui gli esseri viventi si spingono gli uni nelle braccia degli altri. E a questo proposito intendo raccontarvi una storia. In tempi antichissimi, i primi esseri viventi non erano come noi. Avevano quattro gambe e camminavano, ecco, come i gamberi, guardate, camminavano, potevano andare in avanti, indietro, a sinistra, a destra, camminavano così. E avevano, oltre che quattro gambe, avevano anche quattro braccia, quattro orecchie, due nasi, insomma erano tutti al doppio. Sessualmente parlando, poi potevano essere di tre tipi, potevano essere maschi-maschi e avevano entrambi i sessi maschili, oppure femmine-femmine, due sessi femminili, e poi c'erano gli androgeni che avevano il sesso maschile e il sesso femminile. Però questi esseri, come dire, erano scostumati, bestemmiavano, se la prendevano con gli dèi. E Zeus un giorno si arrabbiò moltissimo, prese e li spaccò tutti a metà con una spada. Zac, 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 zac. E loro improvvisamente rimasero in equilibrio precario, rimasero su due gambe soltanto, non sapevano nemmeno come muoversi, perché non si erano ancora abituati a camminare su due gambe. A saltelloni, procedevano così, a saltelloni. E poi soprattutto erano infelici. Eh sì, erano infelici perché la metà maschio cercava la metà femmina, la metà femmina cercava la metà maschio. E quando poi provenivano da un essere maschio-maschio, e allora succedeva che la metà maschio cercava la metà maschio. E così si spiega anche l'omosessualità. Vabbè, dopo Aristofane fu il turno di Agatone. Però io, per quanto mi ricordo, mi sembra che Agatone non abbia detto nulla di interessante. Io lo passerei e, se Dio vuole, farei parlare la nostra star, Socrate. Eccolo qua, Socrate, lo vedi? Il vecchio saggio, come prima cosa, volle fare un commosso ringraziamento ad Agatone, il padrone di casa. Poi si mise a raccontare una strana storia. Un giorno, disse, sull'Olimpo si festeggiava la nascita di Afrodite. Erano presenti tutti gli dei, a eccezione di Penia, la dea della povertà, che non avendo un vestito adatto alla cerimonia non era stata invitata. La poverina però venne lo stesso e si appostò dietro la porta, stavo dicendo il ristorante, del salone delle feste, nella speranza che qualche dio le gettasse un avanzo, che so io, una coscetta di pollo. Ebbene, uno degli dei, Poros, l'espediente, o se preferite l'arte d'arrangiarsi,
avendo bevuto troppo nettare, a un certo punto si sentì male e volle uscire all'aperto, ma non fece nemmeno in tempo a mettere un piede in giardino che svenne proprio ai piedi di Penia. Ora mettiamoci nei panni di questa disgraziata. Lei era la più povera di tutti gli dèi. Poros era il più furbo di tutti gli dèi. Ora, con chi si deve accoppiare la povertà se non con l'arte d'arrangiarsi? E allora Penia si sdraiò accanto a Poros e dalla loro unione nacque un bambino, a cui fu dato nome Amore. Vediamo ora come Socrate ci descrive questo bambino. Amore non è né bello né delicato come pensano molti, ma a somiglianza della madre è duro, scalzo, peregrino, uso a dormir nudo per terra e con la miseria sempre in casa. Come suo padre invece è insidiatore dei ricchi, è coraggioso, audace, risoluto, sempre pronto a escogitare nuovi trucchi per sopravvivere, è inventore di trappole, curiosissimo di intendere e via dicendo. Ebbene, ditemi se questa non è la descrizione di uno scugnizzo, o quantomeno l'immagine oleografica che da sempre ci viene contrabbandata per quella dello scugnizzo napoletano. Ora ci si chiede, cosa voleva farci capire Socrate dicendo che l'amore è figlio della povertà? Io in proposito ho una teoria. Supponiamo che uno di voi vinca la lotteria nazionale, una da 10 miliardi. Come prima cosa mi comprerei una casa, ma non una casa in condominio. Io sono stato tutta la vita in condominio, che faccio? Adesso tengo 10 miliardi, continuo a vivere in condominio? No, con i vicini di casa, per l'amor di Dio. Io voglio una bella villa. Una villa magari un po' fuori mano, ma con delle alte mura di cinta, e poi ci vorrei mettere dentro dei mastini napoletani nel giardino, un segretario personale e i gorilla. E già, perché quando uno è molto ricco ha bisogno anche dei gorilla. Vuol dire che se qualcuno vuol parlare con me, prima parla col segretario personale, poi parla con i gorilla, poi parla con i mastini napoletani e poi parla con me. In breve tempo il mio cuore diventerebbe arido, come una pianta a cui manca l'acqua. Proprio così. Pensate a quello che accade in ascensore quando siete costretti a salire con un estraneo. Avvertite un senso di disagio, eh? Benissimo. Quel senso di disagio è una malattia. Si chiama ascensorite. È mancanza di allenamento nei contatti umani. Perché l'amore, ovvero il desiderio di comunicare con gli altri, non prende l'ascensore, va a piedi, come ai tempi di Socrate. Guardiamo nel vocabolario narcisismo. Narcisismo, la N viene dopo la M, eccola qua, narcisismo, adorazione eccessiva di se stessi, da Narciso, personaggio mitologico innamorato della propria immagine. Ma chi era in realtà Narciso? Era un ragazzo bellissimo, figlio della ninfa Liriope e del fiume Cefiso. Quando nacque, la mamma, la signora Liriope, chiese a un indovino, Tiresia: Tirei, dimmi una cosa, ma che fortuna avrà mio figlio nella vita? E Tiresia rispose: Vivrà finché non conoscerà se stesso. Finché non conoscerà se stesso. E che significa? E Tiresia precisò: Finché non vedrà la propria immagine. Figuriamoci la povera Liriope. Fu costretta a togliere da casa tutti gli specchi, tutte le superfici riflettenti, non so, i vetri, le lastre d'argento. E io, per solidarietà adesso, voglio togliere anch'io questo specchio. A proposito, ma lo sapete com'è che Tiresia divenne indovina? Questo è un fatto veramente curioso. Zeus ed Era un giorno litigarono per una cosa abbastanza ridicola. Per chi provasse più piacere a fare l'amore, se gli uomini o le donne.
Per Era provavano più piacere gli uomini, per Zeus invece provavano più piacere le donne. E gridarono come sempre facevano d'altra parte. Allora chiamarono un saggio, Tiresia, perché decidesse lui. E Tiresia rispose così. In ogni rapporto d'amore il piacere si divide in 10 parti, di cui 9 porzioni spettano alle donne e una sola porzione agli uomini. Figuriamoci Era come ci rimase quando Tiresia le dette torto. Per punizione lo rese cieco. E Zeus poi, per compensarlo della cecità, gli donò la capacità della preveggenza. Ma torniamo a Narciso. Che tipo era Narciso? Beh, io adesso non vorrei esagerare, però Narciso era un po' narcisista, nel senso che non amava la compagnia del prossimo, ma né delle ragazze né dei ragazzi. Tant'è vero che un amico suo, Aminia, si uccise nel vedersi sempre rifiutato. E beh, cosa vi credete che Narciso si sia dispiaciuto di questo fatto? Nemmeno per idea. Disse, ah, si è ucciso, meno male, così non mi scoccia più. Questo era Narciso. E che cosa faceva di bello Narciso dalla mattina alla sera per passare il tempo? In verità niente di molto intellettuale. Lui si sdraiava su di un prato al sole e si guardava. Si guardava le mani, le braccia, che belle mani che tengo, che belle gambe che tengo. Questo faceva Narciso. Nel frattempo, in Tessaglia, vediamo dove sta la Tessaglia. Mi sono perso la Tessaglia. Ah, eccola qua. In Tessaglia, sul Monte Olimpo, sede ufficiale degli dei, c'era una ninfa chiacchierona che si chiamava Eco. Come Eco incontrava un'altra dea e subito si metteva a raccontare fatti e pettegolezzi dell'Olimpo. Diceva per esempio, non sai niente, Adone ha scoperto Afrodite insieme a Bute l'Argonauta e gli ha fatto una scenata di gelosia. Allora Afrodite ha risposto, giù. Questo è quello che faceva Eco dalla mattina alla sera. Zeus, che era un furbacchione, pensò di approfittare di questa tendenza che aveva Eco per la chiacchiera e un giorno gli disse, Eco, mi devi fare un piacere, trattieni un pochino mia moglie oggi pomeriggio, dalle così da parlare, trattienila. Questo perché? Perché lui se la voleva squagliare per fatti suoi. Guardate il disegno, questa è Eco che racconta, questa bionda, quella era e quello è Zeus che se la fila. E già, perché dovete sapere che Zeus, come dire, era un po' farfallone, era uno che correva sempre appresso alle donne, ma qualsiasi tipo di donna, dea, ninfa, signora di buona famiglia, lui quello che acchiappava, acchiappava. E non vi dico e non vi conto i trucchi ignobili a cui ricorreva Zeus pur di raggiungere i propri scopi. Una volta lui si era innamorato di una ninfa, Io si chiamava questa ninfa. Era per gelosia trasforma Io in una vacca e lui si trasforma in toro. Un'altra volta lui si trasforma in cigno pur di sedurre Leda. Guardate se vi dico bugie, qua c'ho proprio il quadro, guardate qua, eccolo qua, questo è il cigno che vede, si insinua su Leda, hai visto? Ah, ora che cosa succede? Che Leda all'inizio quando vede il cigno incomincia a scherzare. Quanto è bello, e scherza, scherza, il cigno ne approfittò. Un'altra volta Zeus si innamorò di una ninfa che si chiamava Danae. Il padre di Danae, proprio per evitare che Zeus ne approfittasse, la chiuse in una cella di bronzo, se non che Zeus si accorse che attraverso il soffitto della cella si poteva passare perché c'erano delle crepe. E allora che cosa pensa? Si trasforma in pioggia d'oro, filtra attraverso il soffitto e va a fecondare Danae. Pensate un po'. Io qui ho un quadro bellissimo di Comer, dove si vede appunto Danae e la pioggia d'oro, e qui ho un quadro famosissimo di Klimt, dove si vede appunto Danae e la pioggia d'oro, solo che questa volta la pioggia d'oro è diventata una cascata di monete d'oro, come per dire che spesso il denaro aiuta a conquistare le donne. Ma Era non era scema. Si accorse che Eco le dava da parlare per permettere poi a Zeus di fare le sue scappatelle e allora che fa? Le toglie la parola. Sì, signore, proprio così. La rende muta. Vedete? Era mette una mano sulla bocca di Eco
e le dice: maledetta pettegola, da oggi in poi non potrai più parlare, al massimo potrai ripetere le ultime parole che udrai dagli altri. In tutto questo la povera Eco si era innamorata di Narciso, non che lo conoscesse chissà da quanto tempo, l'aveva visto una volta sola, però appena lo vide, che poi Narciso era bello, lei si innamora di Narciso. Solo che Narciso era un osso duro da conquistare, insomma era un single, uno a cui non piacevano le donne, piaceva solo se stesso, questa era Narciso. Che faceva Narciso? Niente, lui stava sempre su di un prato che si guardava e diceva: oh, che bella mano che tengo, ma che bel corpo che tengo. E chi se lo sarebbe mai creduto? Gesù, Gesù, ma tu guarda che belle gambe che tengo. Questo diceva Narciso. E veniamo al fatto. Un giorno, mentre Eco stava camminando per un bosco, vide Narciso sdraiato in una radura. Il cuore cominciò a batterle forte forte. Avrebbe voluto dirgli delle cose bellissime. Avrebbe voluto dirgli: oh, quanto mi piaci, quanto ti voglio bene, oh, come vorrei vivere tutta la vita con te. Ma come ce lo dicevo, quello non poteva parlare. Poteva al massimo ripetere l'ultima parola. In tutto questo Narciso si era accorto che c'era qualcuno dietro. E allora cominciò a gridare: chi è dietro quel cespuglio? Puglio, rispose Eco. Vieni fuori, sciagurata! Ada, rispose Eco. Vattene via, hai capito? Vattene via! Via, ripete Eco. E Narciso se ne andò. A quel punto, per il gran dolore, Eco cominciò a consumarsi. E si consumava e diventava sempre più piccola, fino a sparire del tutto. E di lei restò solo la voce, o per meglio dire la capacità di ripetere l'ultima parola che udiva. A voi sarà capitato di sentire l'eco. Ebbene, quella è la ninfa che è sparita e che si fa sentire ripetendo le ultime sillabe che voi pronunziate. Gli dei però si indispettirono di questo fatto, in particolare la dea Nemesi cominciò a gridare: ma chi si crede di essere questo Narciso? Mi ha fatto morire Aminia, un ragazzo dolcissimo, e adesso mi ha distrutto Eco. Ah, bisogna punirlo. E in un giorno in cui faceva molto caldo gli fece venire una sete, ma una sete tremenda, per cui Narciso fu costretto a trovare uno stagno, un laghetto. Guardate, io qui ho il famoso quadro di Caravaggio, dove per l'appunto si vede Narciso che si china sullo stagno. Vedete? Ora, vi ricordate quello che disse Tiresia il giorno in cui nacque Narciso? Vivrà finché non conoscerà se stesso. Cioè, vivrà finché non vedrà la propria immagine riflessa. Ora io ho qui uno specchio che potrebbe fungermi da laghetto e proverò a rifare quello che fece Narciso quel giorno. Io tendo le mie braccia alle tue e tu alle mie. Io ti sorrido e tu mi sorridi. Io porgo le mie labbra alle tue e tu le porgi a me. Ma più che bagnarsi il viso e le mani, Narciso non concluse nulla. A questo punto ci sono due versioni. Secondo alcuni, a forza di sporgersi troppo, cadde nell'acqua e, saluti a noi, morì annegato, anche perché non sapeva nuotare. Secondo altri, invece, angosciato dal fatto che non era riuscito a baciare l'unico essere al mondo che aveva amato, prese un pugnale e si uccise. E mentre la lama del pugnale gli si conficcava nel petto, lui disse: mi ammazzo perché non posso abbracciare il mio amore. E da lontano si sentì ripetere l'ultima parola: amore. Era Eco. Eco che, come sempre, ripeteva l'ultima parola. Dal sangue di Narciso nacque un fiore, il Narciso, che ha per l'appunto al suo interno delle macchioline rosse.
Si racconta che quando Narciso scese negli inferi e fu traghettato da Caronte attraverso lo Stige, si sia affacciato dalla barca per vedere la propria immagine riflessa, quella immagine di cui si era innamorato. Ma non la vide, e per forza. Lo Stige è il fiume dei morti, un fiume fangoso, torbido, non dà riflessi. Ma Narciso ne fu contento. Disse: meno male, tu non sei morto. Vivi ancora in quel bellissimo lago, laggiù, nel bosco dei miei sogni. Orfeo era un musicista, un poeta, un cantante. Oggi più brevemente avremmo detto era un cantautore. E d'altra parte non poteva nemmeno non esserlo. Già, perché lui aveva come papà Apollo, il dio della musica, e come mamma Calliope, la musa del canto. E quando cantava Orfeo accadevano cose da pazzi, diremo noi a Napoli. Sì, perché gli uccelli si fermavano per aria sulla sua testa e si fermavano e facevano i pesci uscivano con la testa fuori dall'acqua per sentire meglio, gli alberi si avvicinavano compatibilmente con le radici, gli alberi si avvicinavano e perfino le montagne lo seguivano, le montagne passo dopo passo seguivano Orfeo mentre lui camminava per le pianure della Tracia. E che cosa cantava Orfeo? Canzoni d'amore. E sì, perché Orfeo era molto innamorato di una ninfa che si chiamava Euridice, una bella ragazza. Purtroppo però questa Euridice non piaceva solo a Orfeo, piaceva anche a un altro figlio di Apollo che si chiamava Aristeo, un coltivatore d'api. Aristeo era un uomo manesco, brutale, non era come Orfeo, un poeta, una persona sensibile, no? E un giorno Aristeo, avendo visto Euridice farsi il bagno nuda in un laghetto ed era sola, le saltò addosso. Ora dico io, a quell'epoca la violenza carnale era già una cosa all'ordine del giorno. Se poi queste ninfe si mettono pure a fare il bagno nudo, vabbè, io sto zitto, se lo puoi dire che faccio il moralista, vabbè. Insomma, che cosa succede? Aristeo insegue Euridice scappa. E senza volere pesta un serpente velenoso e muore Euridice. Quando vanno a dare la notizia a Orfeo, il giovane non batte ciglio. Dice: è morta Euridice? È scesa nell'oltretomba? Va bene, vuol dire che me la andrò a riprendere. Come sarebbe a dire che te la vai a riprendere? Gli chiesero gli amici. Sentite, ma io quando suono e canto affascino tutta la natura. Ebbene, vuol dire che questa volta scenderò anch'io negli inferi e conquisterò il mondo dei morti. Boh. Piuttosto il problema era trovare la discesa per arrivare agli inferi. Dove sta questa discesa? E infatti lui cerca da qua, cerca da là, ma questa discesa dove sta? Tra l'altro sapete dove la trova? Proprio nei pressi di Napoli, a Cuma. Trova una piccola apertura nella montagna e incomincia a scendere. E scende, 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 finché non si trova davanti il fiume Stige, il fiume che separava il mondo dei vivi dal mondo dei morti. E qui sorge il problema: come passare dall'altra parte. C'era un addetto, un vecchio sporco, brutto, cattivo, che si chiamava Caronte, che non solo faceva remare le anime dei defunti, ma pretendeva pure di essere pagato. Tant'è vero che in Grecia ai morti, quando li seppellivano, si metteva in bocca una monetina proprio per pagare il pedaggio a Caronte. Ebbene, Orfeo non aveva una lira, nel senso che non aveva un soldo. Ecco. Eppure, ci crediate o no, Caronte lo accompagna gratis dall'altra parte. E si trovano così davanti a Cerbero, il cane a tre teste, una bestia terribile
una bestia feroce che non lasciava entrare i vivi e non lasciava uscire i morti. Eppure anche Cerbero si accucciò davanti a Orfeo. E sempre suonando e cantando, Orfeo giunse davanti ad Ade e Persefone. Eccoli lì. Ade, uomo, era il dio degli inferi. Persefone era la moglie di Ade. Disse Orfeo: sentite, ma vi sembra giusto che Euridice sia morta così giovane? Io volevo tanto bene a Euridice. Restituitemi Euridice. E Persefone chiese al marito: Ade, che dici? Ce la vogliamo restituire Euridice? Vabbè, disse Ade, restituiamogli Euridice, però mi raccomando, non la deve mai guardare in faccia, mai. Questo fatto, che non si potevano guardare in faccia le anime dei morti, era come dire una legge che c'era giù negli inferi. Infatti anche Orfeo, avete visto come sta? Guardate, sta così. Lui suona, però con la testa girata, non li guarda in faccia né Ade né Persefone. Avete capito? Ah. E Ade aggiunse: e la potrà guardare solo quando tutti e due saranno usciti alla luce del sole. E così comincia la salita. Davanti a tutti c'è Orfeo, a qualche metro di distanza Euridice, e terzo viene Hermes, il controllore, colui che doveva controllare se Orfeo si voltava o non si voltava. Ed ecco come Ovidio nelle Metamorfosi ci racconta la scena. Carpitur acclivis per muta silenzia trames, ardus obscurus caligine densus opaca. Non vi preoccupate, ve lo traduco. Si nerbicarono per un arduo sentiero, denso di opaca caligine e circondato da un muto silenzio. È bello, eh? Io ve lo dovrei raccontare tutto in latino. Poi però penso che Calaludians, allora con il latino basta così. Piuttosto, seguiamoli nella salita. Orfeo va avanti. Lui ha la lira, suona, cammina, ma diciamo la verità, lui non è sicuro che Euridice lo stia seguendo. Sta lì lì per voltarsi quando si ricorda del giuramento. E allora va avanti. Poi si ferma, tende l'orecchio, vorrebbe udire un qualcosa, un passo, ma non sente nulla. Per forza, pensa, i morti quando camminano non fanno rumore. E allora riprende il cammino. A volte smette di suonare nella speranza di udire un respiro, un fruscio, ma non sente. Poi all'improvviso sente una voce. È lei. È lei, Euridice che lo chiama. Ed Euridice che lo tenta. Ma lui non si volta. No, lui ha capito che sono gli dei degli inferi che lo vogliono tentare. Non si volta. Allora lei insiste. E gli dice: sono forse diventata così brutta che non mi vuoi guardare. O forse non mi vuoi più bene. Orfeo ha le lacrime agli occhi. Vorrebbe voltarsi. Ma sa che se si volta la perde per sempre. E lei lo tenta ancora. Tesoro mio, ho tanta voglia di darti un bacio, ma tu mi sfuggi e non mi vuoi guardare. Abbracciami, amore mio. Ho tanto freddo. No, no, dice lui, debbo resistere. Debbo resistere. Non mi devo voltare. Poi sente la luce del giorno sul suo viso, capisce che è uscito all'aperto, si volta, ma Euridice non è ancora completamente uscita dal coniglio, si è attardata perché le faceva male la caviglia, quella morsa dal serpente. Muore per la seconda volta Euridice. Siamo nel Museo Archeologico di Napoli e qui abbiamo Atena.
Questo invece è il bassorilievo funebre di Orfeo, Euridice ed Hermes. Non c'è opera del periodo classico che meglio esprima il concetto di morte. Vi prego di osservare il viso di Orfeo e l'espressione del dolore. Euridice gli carezza una spalla come a dirgli: grazie amore mio, hai fatto tutto quello che potevi. E lui con la mano accarezza la mano di Euridice. Ma il personaggio che più mi commuove è Hermes, il controllore. Anche lui è dispiaciuto. Vorrebbe lasciare andare via Euridice, ma non può farlo. Ha ricevuto un ordine e lo deve seguire. E allora con la mano trattiene la mano di Euridice. Non puoi più andare avanti. L'ineluttabilità della morte. Molti autori hanno trattato il tema di Orfeo, scrittori, poeti, musicisti. Gluck ne ha tratto un'opera indimenticabile. E io adesso voglio farvi ascoltare proprio l'attacco della celebre aria di Orfeo dall'opera di Gluck. Che farò senza Euridice? Dove andrò senza il mio bene? Come dicevo prima, ci sono molte versioni del mito dell'Orfeo. In alcune Euridice parla, in altre non dice nulla, in tutte comunque Orfeo si volta prima del tempo. Ce n'è una stranissima di Rainer Maria Rilke, secondo la quale Hermes a un certo punto dice: Orfeo si è voltato. Ed Euridice chiede: Orfeo chi? E già, perché per Rainer Maria Rilke quando si muore e non ci si ricorda più di nulla. Tremendo. Ad ogni modo, Orfeo, dopo la seconda morte di Euridice, è sconvolto. Lui non vuole più vedere donne, lui vuol restare fedele alla memoria di Euridice. E allora si circonda solo di uomini, di ragazzi. Anzi, si dice che Orfeo sia lui l'inventore della pederastia. Noi non vogliamo proprio sapere questo fatto. E un giorno, incontrando un gruppo di donne ubriache, le Menadi, queste durante un'orgia dionisiaca, offese dal fatto che Orfeo non le guarda, le snobba, si arrabbiano a tal punto che lo prendono, lo sbranano e lo fanno a pezzi. Ho qui un quadro di Gregorio Lazzarini dove si vedono appunto Orfeo e le Menadi. Le donne lo fanno a pezzi e gettano la sua testa in un fiume. Ma la testa di Orfeo finisce esattamente sulla lira e si mette a galleggiare e canta. Canta, 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 canta e raggiunge il mare e l'isola di Lesbo. Zeus, commosso dalla fine di Orfeo, prese la lira e la pose in mezzo al cielo, sotto forma di stelle. E ancora oggi, se d'estate guardate giusto sulla vostra testa, potete vedere la costellazione della Lira.